Mi dovreste sentire? Buonasera a tutti. Datemi un feedback per l'audio. Sto condividendo anche il monitor. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto. Aspettiamo un secondo solo. Eccoci qua. No, Salvatore, non è oggi la giornata adatta per farvi sognare. Dovete aspettare fra 2 o 3 webinar più o meno. Ok. La registrazione è pure partita. Ok, benissimo, andiamo alla lettura del disclaimer. Buonasera a tutti, grazie per la vostra partecipazione e quanti seguiranno questo webinar in differita. Andiamo a dare una rapida lettura al disclaimer. I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da DICMIL e hanno carattere puramente educativo. Non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per le eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina da ogni responsabilità nei limiti della legge per i danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 61% dei conti dei clienti al dettaglio di TICMIL Europe perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Questo è il disclaimer che va letto obbligatoriamente. Grazie, ripeto, a tutti per la vostra partecipazione. Vedo come al solito abbastanza numerosi, grazie mille. Per chi non mi conosce, ma ormai credo mi conosciate tutti, sono Salvatore Labriola, sono un trader indipendente e un programmatore MQL4. Svolgo questo lavoro da oltre 20 anni, ho collaborato con diversi broker, intermediari e banche, essendo anche iscritto all'albo dei promotori finanziari. Da qualche anno ormai, da diversi anni ormai, collaboro con DICMIL, con il quale abbiamo fatto diversi progetti, diciamo, nel passato. Ho diffuso un bel po' di strumenti operativi, dati quasi sempre a disposizione gratuita per tutti i clienti Real di DICMIL. Fornisco loro assistenza per qualunque tipo di problema. Mi collego con i vostri PC, insomma, per chi mi conosce sa come lavoro, e vi metto nelle migliori condizioni per poter essere quanto più operativi possibili. Bene, oggi siamo al secondo appuntamento. Non sembra, ma ne dovremmo fare una ventina insieme, quindi a fine di questa carrellata avrete, spero di rilasciarvi degli strumenti che, ripeto, possiate veramente trarne beneficio, perché come li utilizzo io, come li sfrutto io, penso che possano essere utili anche per voi. Tra l'altro sono del tutto, ripeto, gratuiti. Anche questa volta parleremo di due strumenti. Anche stasera parlerò di due strumenti, un po' che si riallacciano al discorso del primo webinar. Fatemi fare solo un rapido recap dello scorso webinar, ma solo per segnalare che cosa. Nel precedente webinar, un utente, un amico in particolare, Massimo, mi aveva segnalato la possibilità di mettere a punto una modifica su Break Even Point sugli strumenti che ho fatto vedere la settimana scorsa, cosa che chiaramente ho recepito e ho messo subito in esecuzione. E lo strumento che troverete, approdato, quindi da poter scaricare, già comprende questa modifica. Ve lo faccio vedere, andiamo subito in piattaforma e scopriamo pure i prodotti di oggi. Se vi ricordate, la settimana scorsa avevamo parlato del monitor position, questo aggregatore di tutte le posizioni. Non ve lo rispiego, chiaramente andate a rivedere il webinar precedente. L'unica cosa che volevo segnalare, sia per il monitor position che per l'info symbol, è questo break even point. Quindi, nel caso in cui di euro dollaro abbiamo questa netta esposizione di 0,10 lotti long. Il prezzo nostro medio di carico è 1,12951, che sarebbe questo che vedete in piattaforma.
In realtà il break-even point al netto, quindi comprensivo, tenuto conto delle commissioni e dello swap, sarebbe 1,12596, quindi qualche pipetta in più, cioè questo sarebbe un 0,5 pip in più, proprio che ci permette di compensare il costo del trade. Questo vale per tutti gli altri strumenti. Stessa cosa l'ho fatta anche per l'Invo Symbol, identico e preciso. Questo è un Invo Symbol su euro dollaro, vedete 1,12951 come AVG Buy, come break-even point 1,12956. Non l'ho fatto uguale perché altrimenti avremmo sovrapposizione di informazioni. Per darvi due informazioni diverse, lì è il prezzo medio di carico dove noi abbiamo realmente acquistato il nostro prezzo. Il BEP comprende il costo appunto tra commissione e swap. Quindi, fatto questo rapido recap sulla precedente volta, passiamo allo strumento di oggi. Io rinnovo come al solito il consiglio sempre di seguire tutti i webinar perché non necessariamente dovete scaricarli tutti i prodotti, scegliete poi quello che più vi aggrada, più vi soddisfa le vostre esigenze e però io credo di fornirvi una serie, diciamo, di prodotti veramente veramente interessanti. Ribadisco che buona parte dei prodotti che faccio vedere sono nella versione tra virgolette base. La versione full, quella più professionale, che permettetemi il termine, o quella diciamo più dispositiva, la troverete. Poi vi faccio vedere come arrivare alla mia vetrina che ho su MQL5, strumenti dedicati, diciamo, per un trading ancora più professionale. Ripeto, questi prodotti sono del tutto gratuiti per i clienti di Techmill. In queste due versioni credo di aver lasciato anche la possibilità di farveli provare in demo, anche se non ne ravvedo la grande necessità, nel senso che sono abbastanza intuitivi, non c'è che da, non c'è chissà che cosa da provare. Siamo ancora sul lato informativo, quindi i prossimi webinar scenderò un po' nei dettagli, farò vedere delle cose ancora più approfondite per il trading vero e proprio. Qui siamo ancora sul lato info, cioè mi faccio dare dalla piattaforma MT4, che purtroppo è molto scarna, è molto come dire spartana come piattaforma, molte informazioni non me le dà e quindi me le sono dovute ricavare. Vi ho fatto vedere quello della settimana scorsa. Oggi passiamo a questi due strumenti. Si chiamano, mi dispiace il nome, però purtroppo è molto simile perché l'altro uno si chiama Monitor Position, questo invece è il Monitor Exposition. Anch'esso è un indicatore che potete installare. Chiaramente, do per scontato che sapete installare un indicatore nella vostra cartella MQL4 Indicator, ce l'ho andata a metterla dentro. Chiudete e riavviate la piattaforma e ve lo troverete tra i vostri strumenti. Lo potete applicare su qualunque chart. Io lo tengo così, giusto per una rapida lettura, è molto comodo. Quindi questo grafico è dedicato al monitor exposition. Come nel precedente, diciamo, nella precedente versione, qui vado a dare dei dati aggregati ancora più ristretti, cioè le vere informazioni che a me interessano di più, senza perdermi in mille fronzoli. Però c'è una particolarità in più. Innanzitutto vediamo come sono state suddivise. Quindi per ogni strumento, euro-dollaro, sterlina-dollaro, avete questo specchietto. Vi do sempre il netto lottaggio. Vi do quando state realizzando su ogni strumento, profitto per profitto, apro e chiudo una parentesi. Queste sono altre operazioni aperte a casaccia, puntualmente anche oggi sono in guadagno. Ci devo strutturare qualche cosa per questo modo di tradare. Vabbè, sorvoliamo sulle battute. Anche in questo caso vi riesco a dare il break-even point, quello al netto, chiaramente l'ho realizzato anche qui sopra, al netto dei costi di transazione, quindi commissioni e swap. Non è comprensivo lo swap, scusate, lo spread, perché altrimenti ballerebbero un po' troppo queste cifre e darebbero in realtà fastidio agli occhi, ve lo dico per esperienza. Quindi ho voluto tenere solo in riferimento la commissione e lo swap. Un altro campo che ho ritenuto necessario avere, ma per mie esigenze personali, poi magari potete utilizzarlo come non potete utilizzarlo, è la distanza dal BEP, cioè quanti punti e che percentuale sono distante dal BEP, cioè nel caso specifico di euro-dollaro.
Io attualmente sono sotto di 10,85 pip, 10 pip e 85, e ho una differenza dal mio break-even point di 1,09, cioè sono sotto il mio break-even point di 1,09%. Come informazione a me questo serviva, perché serviva su altre logiche per altri expert, poi è rimasta lì, però è un'informazione in più. Anche qui abbiamo il break-even point, il BEP buy e il BEP sell, che nel caso long o nel caso short, e questo è il BEP complessivo, ve lo ricordo. Quindi questo tiene conto sia dell'esposizione long sia dell'esposizione short, e vado a vedere mediamente dove, se l'esposizione chiaramente non è nulla, perché se l'esposizione è nulla, facciamo un esempio, se adesso ho 0,10 lotti long di euro-dollaro, andiamo su euro-dollaro e ci andiamo a mettere 0,10 lotti short, che cosa succederà a break-even point? Non l'avrò mai più, non l'avrò mai più, perché ormai ho già le posizioni, quindi il mio BEP è 1, è meno 1, quindi è nullo. Di contro, però, sappiamo dove abbiamo comprato e sappiamo dove abbiamo venduto. Ecco perché vi ripeto, possono sembrare la stessa cosa, ma alla fine poi non lo sono. Ristabiliamo l'equilibrio che avevamo prima, eccolo qui. Che cosa c'è di differenza? Ah, poi vabbè, ho fatto un totale profit qui sotto, praticamente quando stiamo guadagnando, che sarebbe quello che vedete poi nel terminale. Io in sostanza con questi due strumenti, o uno o l'altro, faccio a meno proprio di aprire il terminale, non lo tengo e mi recupero un po' di spazio sotto, che è sempre utile, nonostante avessi monitor abbastanza grandi. Detto questo, che cosa ho fatto a differenza del monitor position? Mi serviva sapere la situazione, diciamo così, sempre aggregata, però volevo un qualche cosa che mi andasse a riepilogare nello specifico le posizioni nel complessivo, quindi questo tasto che vedete qui in alto, global, oppure cliccandoci sopra, vedete che cosa succede. Io voglio vedere solo le operazioni in Forex. Il gold l'ho preso come, diciamo, l'ho inglobato nel Forex semplicemente per non fare uno specchietto in più, e anche perché ha delle particolarità che si avvicinano molto a Forex. Comunque l'ho raggruppato nel Forex. Questo che cosa mi sta a indicare, quello, cioè che mi serve questo specchietto? Appunto per, diciamo, separare i profitti e le perdite, le informazioni a seconda se sto lavorando sul Forex, sui CFD, e poi vediamo altri tipi di filtri. In questo caso, come vedete, mi fai lo specchietto solo relativo a Forex. Se ci riclicco sopra, solo quello dei CFD. Dei CFD attualmente, per CFD intendo gli indici, per intenderci. Per CFD adesso come sono esposto, ho solo un lotto short di DAX, e mi fa vedere solo la situazione del DAX, non voglio vedere altro. Qui potete giocare con i pulsanti come volete, e diciamo andate come dire, a personalizzare la vostra visualizzazione. A fianco troverete un altro bottone, che All, che cosa significa? Ritorniamo allo stato iniziale. Quindi Global, voglio vedere tutte le operazioni, All di tutto, oppure voglio vedere solo le operazioni manual, cioè solo quelle che io ho aperto in maniera discrezionale, senza l'utilizzo di automazioni, cioè quelle operazioni che io apro a mano. Voglio vedere solo le operazioni aperte dagli expert advisor. Attualmente ce n'ho solo una aperta da un expert advisor, l'ho aperta a casaccio, mi pare stamattina, sì, un anti-grid, mi fa vedere solo ed esclusivamente quelle aperte dall'expert. Quindi abbiamo questo doppio ciclo, quindi all, manual, expert. Quindi avete la possibilità di visionare la vostra, diciamo, il vostro operato secondo queste altre logiche di filtro. Non so se sono stato chiaro fino adesso, ditemi se c'è qualcosa che non è chiaro, la rispieghiamo. O domande, se ci sono domande. Tutto chiaro? Tutto ok per ora, benissimo. Vediamo un attimo le variabili esterne, cioè c'è poco da dire anche su questo. Vabbè, qua possiamo andare a personalizzare i colori diciamo, delle stringhe, il colore se in guadagno, il colore se in perdita, e possiamo andare a personalizzare la distanza tra i vari cambi. Ho già messo una distanza abbastanza sufficiente, però poi l'ho andata a personalizzare sui vostri monitor, e vedete come si vede. Per ora, ripeto, questo è un primo strumento. Oggi, stasera, andiamo a vedere però
un altro strumento molto, molto utile e si tratta di uno script. Faccio un breve riassunto, diciamo, che cos'è uno script. Lo script, a differenza di un indicatore che cicla in continuo sul grafico dove l'abbiamo trascinato, quindi fa calcolo in continuo, lo script in realtà serve per eseguire dei calcoli e poi stop, finisce la sua esecuzione. Vanno installati nella cartella degli script, appunto, file, apri scheda data, ve lo faccio vedere questo, MQL4, non in indicatori, ma in script. E li trovate tutti qua. Andate a mettere qua dentro, pulsante destro, aggiornate e ve lo troverete lì dentro. Perché ho dovuto realizzare questo script? Che questo si abbina molto anche a questo, perché molte informazioni purtroppo qui non ci sono come nel monitor position, perché chiaramente io utilizzo anche altri strumenti. Uno di questi è lo script TS Account Detail. Che cosa? Lo dice la stessa parola. Preciso che tutti i miei strumenti hanno come iniziale il TS, grande o piccolo, ma comunque hanno come iniziale il TS solo per una nomenclatura, diciamo mia, per identificare un prodotto che è stato realizzato o rivisto da me. Quindi tutto quello che vedete in giro, che comincia con TS, è roba che ho costruito io. Vediamo, vabbè, vi ho fatto vedere come si installa nella cartella MQL4. Che cosa fa questo script? Ci dà una serie di informazioni utili sullo strumento su cui lo andiamo a trascinare. Una domanda sovente che capita a volte, capire le informazioni, per esempio, di qual è il mio stop out level, che leverage sta utilizzando il mio conto, cioè a che leva c'ha il mio broker, che leva mi ha dato, o altre informazioni, quanto vale un contratto sullo strumento. Cioè, se io adesso facciamo un test proprio molto rapido, se io vi chiedessi un lotto di euro-dollaro, a quanti euro corrispondono, cioè in soldoni, quanti euro sono? Rispondetemi. Un lotto di euro-dollaro. Mettiamoci euro-dollaro qua. Vabbè, qua abbiamo i top trader che rispondono subito. Bravi, bravi. Un lotto di gold a quanto vale? Quanto corrisponde? Sapete quando io compro un lotto di gold, quanta merce ho, quanti denari impiego? Questo è più difficile. Esatto. Questo però si tratta di calcolare le once, sì, d'accordo. I calcoli sono anche molto, tra virgolette, banali farli, perché che cosa potremmo andare a fare noi? Che cosa ci offre MetaTrader? MetaTrader, andiamo qui col pulsante destro, vi faccio vedere anche altre cose simpatiche, ci dice che in maniera errata, tra l'altro, ci dice che la dimensione del contratto controlla 100 once in valuta XAU, mai sentita in vita mia. In realtà, questo è un campo sbagliato, ma in realtà è dollari, sono dollari. La modalità di calcolo, il calcolo del profitto, margine, però sono informazioni, a parte gli orari, un po' scarne, un po' prive di senso, anche per quel che riguarda lo swap, meno 2,88, meno 1,70 per le posizioni corte. Sì, d'accordo, sono informazioni utili, ma in soldoni che cosa significa? E allora mi sono realizzato questo script che è molto molto utile, ripeto, diciamo, a carattere gratuito. Lo trascinate sul grafico, poi vi faccio vedere un'altra cosa simpatica, e mi dà le informazioni su che cosa. Nella prima parte abbiamo informazioni sui dettagli del conto. Questo è un conto demo, TIC 1000 LTD è la company, cioè praticamente la compagnia, o meglio il broker, a chi è indestato questo conto, qual è la leva di questo conto, 500, qual è lo stop out level di questo conto, 30%. Poi, balance detail, informazioni sul balance, quindi balance, l'equity, margini, margine dopo che ho aperto un lotto di euro-dollaro in questo caso, quanto margine mi rimane dal margine, diciamo così, dall'equity line, scusate, dal balance, quanto margine mi rimane dopo che ho aperto un lotto di euro-dollaro? Mi rimarranno 44.477,09 euro. Free margin, symbol detail, e qua andiamo nelle specifiche del simbolo. Stiamo parlando di euro-dollaro, il lot size è 100.000, min lot 001, lo step lot 001, max lot che potete tradare 100 lotti,
quando vale un ticket, un tick value in euro, e questo è importante, poi vi faccio vedere perché, perché euro-dollaro, abbiamo la prima valuta euro, però se parliamo poi di altri strumenti, questo è un dato fondamentale. Il tick size, quando vale un contratto, un lotto di euro-dollaro, 100.000, come hanno risposto i nostri bravi trader, swap long, swap short, swap long in pip e in euro. Cioè, se io tengo una posizione aperta long, un lotto di euro-dollaro, e la tengo aperta per un giorno, mi troverò addebitato la bellezza di meno 3,11 euro. Quindi faccio già direttamente il calcolo di quando corrispondono praticamente in soldoni, diciamo, l'effetto dello swap. Stessa cosa per lo swap short, quando mi addebito o mi accredito, in questo caso mi accrediterebbero 44 centesimi al giorno. Dov'è? Sì, dicevo bene, quando è il margine richiesto, 200 euro, il trade allowed significa è permesso tradare su questo strumento, se questo lo trascinate su euro dollaro. Se volete fare questo genere di calcolo su il gold, non vi resterà nient'altro che fare il trascinamento di questo script. E qui abbiamo le stesse informazioni di prima, però andiamo poi nel dettaglio dei simboli. Dove, nel dettaglio del simbolo, dove andiamo a vedere quanto vale un contratto di gold. Noi stiamo comprando la bellezza di 160.198 euro. Quando io compro un lotto di gold, mi sto esponendo per un controvalore di 160.000, nella valuta mia del deposito che è euro, 160.000 euro. E questa è un'informazione utile da sapere, così pure per capire come siamo esposti e come non siamo esposti. Vabbè, mi sembrano informazioni abbastanza intuitive, abbastanza banali. Mi vediamo un po' le domande che mi arrivano. Il valore del tick è sempre su base 100.000? Sì. Sì, però in questo caso, Salvatore, parliamo del gold che invece controlla 100 once trai, e quindi dovresti fare sempre il calcolo quando vale un'once trai sul dollaro, convertire questo valore in euro e farti il calcolo di quando è il contract value. Ora, per evitare, io ripeto, gli strumenti che mi autorealizzo e che distribuisco sono strumenti che servono, diciamo così, per dare praticità all'operatività di trading. Non voglio perdere tempo a fare calcoli. Ecco, questa informazione, per esempio, del contract value non c'è in MT4. Che cosa c'è in MT4? Cosa che si poteva assolutamente fare. Cioè, nel senso, mi hanno detto solo questa cosa qui, che la dimensione del contratto è 100, mi hanno detto che la margine valuta è XAU, che non esiste come valuta. Quindi io non so a volo quando compro un lotto di gold, ma la stessa cosa la potrei replicare sul DAX, identiche e precise. Trascino lo script sul DAX, anzi ditemelo, quando io compro un lotto di DAX, quando controllo in soldi, quanti soldi sono? Sul broker Tickmill vi parlo. Quanti soldi sono? Non arrivano le risposte. Andate in difficoltà? No, non mi dite. Un lotto DAX, va bene, non importa. Un lotto DAX del broker Tickmill dovremmo fare lo stesso identico passaggio. Specificazione, dimensione del contratto 1, margine valuta euro, quindi mi dice che è quotato in euro, però io in realtà quando io compro un DAX in soldoni, quando sto comprando, non lo sapete perché dovete fare diversi calcoli. Lo strumento vi aiuta a questo. Vi dico subito che sono 15.605 perché un contratto DAX è un euro appunto, è abbastanza semplice. Noi, quando compriamo un lotto di DAX, stiamo impegnando 15.605 euro del nostro conto. No, non è 25 euro appunto, è il future. Antonio, è il future, sì, avresti ragione se fosse il future, ma questo non è future. Quindi un contratto DAX, in realtà, un contratto DAX del broker Tickmill, quindi di questo conto, nello specifico di questo conto, vale 15.605. Se io volessi fare
la replica del Future, dovrei impegnare 25 euro a punto, quindi sì, 37.000 euro, quindi dovrei impegnare quasi due lotti e mezzo, dovrei fare più o meno due lotti e mezzo di DAX qui sopra per replicare grosso modo un DAX Future. Vabbè, adesso non ci perdiamo adesso nei meandri dei calcoli, vi voglio solo spiegare a che cosa serve questo strumento, questo script. Un'altra cosa simpatica, questo vale per tutte diciamo i prodotti, non solo i miei, insomma tutto quello che avete in piattaforma. Una cosa simpatica perché chiaramente mi immagino che avete in piattaforma diverse utility, diversi indicatori, vi consiglio caldamente di utilizzare una delle particolarità offerte dalla piattaforma MT4 che vi permette di, scusate, fatemelo trovare nel mio navigatore. L'avevo già fatto prima, se lo trovo, eccolo qua. Potete stabilire, pulsante destro, questo è comodo, stabilire un hotkey. Io che cosa vado a fare? Mi apre questa schermata, gli vado a dire che il TS Count Data me lo deve aprire con la pressione contemporanea di Alt più A in questo caso. Quindi che succede? Che quando io sono sul grafico, non devo andare a cercare adesso dov'è lo strumento, io basta che faccio, non lo potete vedere, però vi assicuro che funziona. Se sono sul grafico DAX 40, Alt più A, automaticamente mi apre lo specchietto e quindi immediatamente io ho queste informazioni. Mattia mi chiede qual è il vantaggio di sapere il controvalore a mercato di un contratto. Io semmai mi vedo sul costo VIP, costo. Allora Mattia, il vantaggio di saperlo è perché, per esempio, nel mio caso specifico, io devo fare operazioni di hedging, quindi mi devo hedgeare un DAX contro uno Standard & Poor's, io devo sapere che i 10.000 euro di DAX corrispondono, e quindi a tot lotti, corrisponderanno a tot 1.000 euro di SP500 per fare la corretta pesatura. Se io vado a comprare un lotto di DAX e un lotto di SP500, ecco, facciamo il caso, un lotto di SP500 quando vale? Allora, trasciniamo un attimo sul grafico. Quando vale? Boh, devo fare il calcolo, pipì, papò, Alt più A. Un lotto di SP500 sul mio broker vale 4.000. Abbiamo visto che il lotto del DAX vale 15.000. Io devo aprire quasi tre contratti e mezzo di SP500 per bilanciare un contratto di DAX. Ecco a che cosa mi serve. Vabbè, poi a che cosa mi serve? Poi lo scoprirete. Piano piano, poi ci arriviamo e lo scoprirete. Sì, lo so che non vi siete mai posti il problema, perché probabilmente utilizzate, diciamo, altre tipologie di, diciamo, approcci operativi al mondo del trading. Se iniziate a utilizzare il discorso, anche per capire che leva finanziaria utilizzate, oggi io vado a comprare un lotto di SP500, ma che leva so? Boh, con lo strumento che vi ho fatto vedere prima, se vi ricordate, il monitor position, io so attualmente con tutta questa po' di roba che ho in portafoglio, che leva sto utilizzando sul mio conto. Sto utilizzando una leva pari a 6 volte, 6,85 volte il mio conto. Che effetto leva? C'ho 30? Devo stare calmo. Cioè, queste sono informazioni abbastanza utili. Per poi, se no, poi le scoprite quando ormai è troppo tardi. Cioè, lo scoprite quando ormai accidenti, sto andando in margin call. Non so se mi so. Ci vorrebbe un tool di bilanciamento. C'è qualche cosa, vediamo se riusciamo a farla vedere durante il webinar. Però, se ti vai a vedere nei webinar che già ho fatto vedere un indicatore, lo spread daily, dove do questo genere di informazioni. Per i webinar passati, andate su Tickmill nella sezione webinar, troverete una serie di, appunto, di webinar, tra cui quelli che ho fatto io in precedenza. Andatelo a rivedere perché sicuramente qualcosa di utile lo troverete, sicuramente. Bene. Altre domande? Perché se no avrei finito, perché mi hanno contestato addirittura, sono andato anche lungo. Oddio mio, ho fatto un webinar di mezz'ora, di 5 minuti se l'è preso il disclaimer. Davvero più operativo di così non riesco.
Sì, Lorenzo, ottima domanda. Allora, i webinar quando andate sulla pagina di ThinkMill dovete selezionare la lingua in italiano. Una volta fatto questo passaggio, andate in webinar, giù in basso vi fa vedere i webinar che stanno per avvenire, quindi quelli in corso, diciamo del futuro, e sotto troverete, apri su YouTube, la nostra pagina di YouTube Italy, lì troverete tutti, esatto, sì, sempre su ThinkMill Italy, troverete tutti i webinar che abbiamo fatto nel passato, ed è molto utile andarlo a vedere. Oh, lasciatemi solo 2 minuti, però 2 minuti, perché vi ho detto prima, chiaramente sono delle versioni basi, vabbè, lo script c'è poco da parlare. Per quanto riguarda il monitor exposition, è chiaro che questa è la versione base, informativa, non è assolutamente dispositiva, però, come già vi ho detto nel precedente webinar, nella mia vetrina, se non è già uploadato, sicuramente lo troverete. Se volete, vi faccio vedere giusto un attimo qualcosa, la versione dispositiva del monitor exposition, cioè quello che io utilizzo, dove oltre alle informazioni, chiaramente sono anche, diciamo così, operativo. Che posso fare? Posso fare lo specchietto della netta esposizione, posso chiudermi l'euro, la stellina, questo l'abbiamo già visto nel precedente webinar. Con questo specchietto io so quanti euro ho, quante stelline ho, quanti dollari ho, e eventualmente decidere di lavorarci, quindi chiudendo l'esposizione. Qua posso personalizzare, non solo mi faccio dare il profitto, ma gli posso andare a dire in soldoni, queste sono dollari, quindi in soldoni, gli posso dire: guarda, io sto guadagnando 730 euro, arrivati a 900 euro, porta a casa in profitto. Oppure, arrivati a 900 euro, attivami un trading stop di 100 euro sul globale del portafoglio. Che succederà? Arrivato a 900 euro, si attiverà il trading stop che partirà da 800 euro e ogni volta che aumenta mi aumenterà questo trading profit. Quindi cercherà di mantenere il profitto meno 600 euro in essere. Quindi potrei guadagnare di più, come potrei guadagnare qualcosa di meno, perché magari da 900 euro poi parte subito a scendere. Stesso identico discorso lo posso fare non solo in soldoni, ma anche in percentuale sull'esposizione. Quindi non vado a ragionare più in soldoni, perché 100 euro sì, possono essere tanti, possono essere pochi in funzione del mio portafoglio, però lo potrei fare solo ed esclusivamente basandomi su una percentuale del portafoglio. Il mio portafoglio attuale è di circa 305 mila euro come esposizione. Voglio dire, dico per dire, all'1%, perché adesso sono in percentuale, all'1% del mio portafoglio, quindi se apro più operazioni, questo portafoglio chiaramente aumenterà o diminuirà, e io vedrò sempre l'1% del mio portafoglio, chiudimi le operazioni. Stessa cosa, posso attirare un trading. Altra cosa molto interessante è che questa gestione, come vi ho fatto vedere prima, la schermata, diciamo, dei filtri, chiamiamoli così, questo tipo di gestione la posso applicare solo ed esclusivamente su Forex. Cioè io posso applicare solo su Forex, arrivati a 900 euro, portami a casa. Sui CFD sto guadagnando 7 euro, arrivati a 10 euro, portami a casa. Sono due gestioni separate. Quindi quando i CFD, quindi nel mio caso il DAX, arriverà a 10 euro, chiuderà solo il DAX, mentre resta in alto il profit sul Forex, che deve raggiungere la soglia dei 900 euro. Questo strumento, se non è ancora approdato sulla mia vetrina, lo troverete sulla mia vetrina. Per vedere la mia vetrina qual è, ecco, mi ha portato a casa, vediamo un po' il CFD, sì, me l'ha portato a casa perché ha raggiunto il profitto. Per vedere dov'è la mia vetrina, sullo strumento, quando andate nella lista indicatori, sul programma, questo che vedete qui sotto, questo copyright, è un link che vi rimanda alla mia vetrina e la vi è andata a consultare. Ne ho uploadati diversi, ma ancora ne sto uploadando altri. Quindi poi per qualunque informazione sono a vostra completa disposizione. Bene, se non ci sono altre domande, abbiamo terminato per stasera. E ci risentiamo sicuramente martedì prossimo. Ci sono altre domande? Benissimo, benissimo. Allora, grazie a tutti per la partecipazione. Ci vediamo martedì prossimo. Cercate di essere presenti, perché man mano che andiamo avanti faccio vedere sempre cose,
più evolute, non dico nient'altro. Arrivederci a tutti.